Devo dire che mi sembra che, insomma, da un punto di vista organizzativo tutto stia andando abbastanza bene, i ragazzi sono nelle aule, mi sembra che tutto stia procedendo serenamente. E Medicina sta lavorando, come del resto un po' tutte quante le altre scuole dell'Ateneo, per dare servizi sempre migliori ai ragazzi. Il problema specifico, diciamo, per Medicina sul quale stiamo lavorando è quello dei tirocini, perché soprattutto quest'anno arrivano al terzo anno i ricorsisti, tutti quei ragazzi che hanno vinto il ricorso qualche anno fa, perché quest'anno sono al terzo anno, quindi significa che anziché averne 300 al terzo anno, 250, ne abbiamo 1200 evidentemente diventa una massa di ragazzi che è difficile da gestire come tirocini puntando solo sul policlinico, e quindi stiamo stipulando delle convenzioni con gli altri ospedali cittadini per consentire loro di fare questi tirocini, quindi si sta lavorando seriamente su questo. Ma in realtà è piuttosto tranquilla, perché i ragazzi sono entrati molto velocemente rispetto agli altri anni, in un'ora già sono riusciti tutti a entrare nelle aule, e quindi adesso aspettiamo che cominci il test. Qual è? Cosa avete provato? Cioè, i ragazzi sono preoccupati? Sì, c'è sempre un po' di panico, ce l'hanno sempre, chi si dimentica i vari fogli da consegnare, i documenti, gente che non trova le aule, quindi noi siamo qua anche per sgravare questa tensione. Com'è andata oggi, questo giorno di test d'ingresso? Oggi è andata bene, diciamo che la pioggia non ci ha permesso di aiutare più di tanto i ragazzi, anche perché i ragazzi sono comunque abbastanza nervosi prima del test, sono molto in ansia, quindi diamo più una mano ai genitori che sono preoccupati e che li accompagnano, e quindi attraverso la nostra Unipedia, che è una piccola enciclopedia di tutte, diciamo, le parole chiave dell'università, possiamo provare a dare delle informazioni chiave per chi poi deve entrare all'università. Ma i ragazzi com'erano? Preoccupati? C'era preoccupati, timore? È chiaro, in ansia, perché è un test che decide poi anche il loro futuro, quindi questo è, purtroppo questo sistema provoca queste sensazioni, quindi non li stressiamo più di tanto, ci mettiamo a loro disposizione, ma è chiaro che non possiamo aumentare la loro tensione. La richiesta invece che fanno i ragazzi qual è a voi? Loro ci chiedono, più che altro ci chiedono le aule intanto, perché vogliono capire dove fare il test, e poi ci chiedono qualche informazione sul corso e che cosa fa. La cosa strana è che ci chiedono che cosa fare eventualmente se non superano il test di medicina, e quindi come possono poi entrare comunque all'università e ovviare questa mancata, diciamo, superamento del test.